saranno gli eventi di Natale organizzati quest'anno nella città di Conversano. Domenica 19 dicembre è toccato al Giro degli Archi Winter Edition 27esima edizione organizzato da SD Puglia Ventura. La manifestazione torna dopo una pausa forzata dovuta alla pandemia. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi e bambini che, tutti in costume da Santa Claus, si sono riuniti in Piazza Castello sotto il gigantesco albero che quest'anno simboleggia il Natale nel borgo, per poi partire per le vie della città. C'erano inoltre giocolieri, cavalli di Pizzani e band musicale. L'evento è stato supportato anche dal Comune di Conversano, presente l'assessore dei servizi sociali Dario Berti, anche lui rigorosamente vestito da Santa Claus, con il quale, approfittando dell'evento, abbiamo fatto il punto della situazione sul Natale conversanese ed in particolare sugli eventi che vedono coinvolto il suo assessorato. Assessore Berti, quindi questo è un momento molto significativo per i bimbi, soprattutto perché è, diciamo, una tradizione quello, l'incontro con Babbo Natale, quindi una festa per loro. Sì, allora abbiamo appunto voluto recuperare in occasione delle festività natalizie quello che avevamo perso nel 2020 e anche inizio 2021 a causa della pandemia. Appunto il Giro degli Archi non fu realizzato quest'estate, Natale scorso non abbiamo potuto realizzare nulla a causa delle regole anti-Covid, quindi ci è sembrato giusto partire subito con lo sport, subito con il Natale. Quindi abbiamo cercato di organizzare assieme all'assessore Caterina Sportelli, allo sport e alla cultura e al turismo, appunto, in sinergia col mio assessorato, questa manifestazione odierna, che è stata spostata, si doveva effettuare settimana scorsa a causa delle previsioni meteorologiche negative. Speriamo la forte affluenza, ma come vedo già stanno arrivando parecchi bambini, perché proprio per loro è questa iniziativa, appunto, rifar vivere nuovamente il Natale, il contatto, lo sport, la passione, la festa. Quindi speriamo che questo sia solo l'inizio per sviluppare al meglio anche prossime attività sportive nell'ambito conversanese per questa primavera e estate prossima. Assessore, lei ha l'incarico dei servizi sociali, quindi nella nostra società è molto importante questo aspetto e naturalmente soprattutto con la ripartenza, quindi cosa si sta prospettando? Sì, proprio in questi giorni, a seguito di una delibera di giunta della settimana scorsa, è uscito il bando dei buoni straordinari, le cosiddette Christmas Card, che permetterà appunto ai cittadini più bisognosi, con un ISEE al di sotto dei 7.000 euro, appunto, di avere agevolazioni con questa tessera. Avranno 30 euro a persona per un massimo di 150 a nucleo familiare. Contestualmente, nella stessa delibera di giunta, è stato fatto anche il nuovo bando dei buoni alimentari, per un totale di 300.000 euro, anche in questo caso per tutte quelle famiglie bisognose con un ISEE al di sotto dei 7.000 euro. Questo bando partirà il 2 gennaio perché fino al 31 dicembre sono ancora validi i buoni alimentari della terza ondata dello scorso anno, quindi facciamo il possibile, facciamo il massimo anche con gli aiuti appunto delle associazioni e delle società di categoria che ci hanno dato il loro contributo a fidelizzarsi per questi buoni, alla Caritas e a tutti quelli che ci danno costantemente una mano in questi anni. Grazie mille Assessore e buon lavoro soprattutto. Grazie a voi e buon Natale.